Casa nuova, vita nuova. Che energia. Trasloco vuol dire leggero fremito. Cielo azzurrissimo e sole, molto sole. È sempre stato così. Non si sa perché. È un'intuizione. Gabriella? Gabriella, hai visto che meraviglia? Come sei allegro, mi fa lei con un tono come se l'allegria fosse mancanza di rispetto. Gabriella mi aveva accompagnato, ma non era assolutamente d'accordo sulla mia decisione di venire a vivere qui da solo. Cercai di non essere contaminato. In quel momento volevo pensare a me. Avevo proprio bisogno di allontanarmi da tutto, di vivere un po' più isolato. Anche col lavoro non ce la facevo più. No, non il lavoro, tutto quello che c'è intorno, gli interessi personali, i contatti, la volgarità, i rigiri. Basta. Qui mi sembra perfetto. Una casetta tranquilla, funzionale, tutta bianca, poco lontano dalla città, quel tanto di verde che ci vuole. Un'oasi. Ecco, la chiamerò l'oasi. È strano non sentire dall'esterno neanche il rumore di una macchina. Cos'è stato? Gabriella? Niente, me la trovai davanti. Ora non era più polemica. Abbassa gli occhi e sono occhi tristi. Ma noi, mi fa, noi due, che fine abbiamo fatto? E io, ma noi siamo ancora qui, non voglio mica scappare. In effetti lei aveva sempre pensato che io volessi scappare da tutto. No, questo non me lo disse. Rimase un po' assorta, ma un attimo, perché subito dopo cominciò a prendermi in giro sulla casa. A Gabriella non piacciono queste svizzerine che nascono ai lati delle grandi città. Improvvisamente mi chiede se facciamo l'amore. È nel suo carattere. Non la sessualità, questi salti di umore. Però riesce sempre a sorprendermi. Sento che il viso mi diventa appuntito. Meno male che c'è il trucco. Quando sono in imbarazzo, recito la parte di uno che è in imbarazzo. È un ottimo trucco. La faccia da stupido diventa quasi una faccia simpatica. È semplicissimo. Se uno riconosce di essere un imbecille, ha la simpatia di tutti. Una strada da seguire. A proposito dell'amore, le faccio notare che non c'è ancora il letto. In effetti per terra c'è da solo una pedana di assi di legno. Il materasso non c'era ancora, ma forse è un po' volgare andarlo a prendere. Lei ammette che è vero. E ora ride bene. E quando ride così, siamo contro la finestra che dà sul prato all'inglese, vicinissimi. Sì, per una strana combinazione o calcolo, siamo vicinissimi. Certo, calcolo. Adagio, le nostre teste si abbassano. Le nostre ginocchia stanno per toccare le assi di legno. Il resto è niente. Fuori era molto bello. Ancora in mente la finestra. Solo la finestra, possibile. Non credo di avere tradito Gabriella per questo. Era una giornata nitidissima. Sul prato verde passavano lente ma piccolissimi scatti tre galline così lucide e pulite come non ne avevo mai viste. Probabilmente sono del mio vicino, l'ex colonnello, pensai. Me l'avevano detto che era un tipo preciso. Ma che pettinasse anche le galline, non lo sapevo. Ora siamo nella stanza da bagno. La schiena nuda di Gabriella è segnata da tre o quattro righe longitudinali. Sì, le assi di legno. Non deve essere stato un amore comodo, ma certo non volgare. Mi ricordo di aver guardato quei segni per un tempo incalcolabile. Sono solchi arrossati con un piccolo bordo bianco. Ecco, l'indice della mia mano ne percorre uno. È un movimento lentissimo, automatico. Cos'è stato? Un fruscio. Strano, non un fruscio, come qualcosa dentro la casa, oppure sopra. Possibile che me lo sia immaginato. Rimango immobile, stringendo l'accappatoio, sono ancora bagnato.
A piedi nudi i rumori fanno più effetto. O è una mia impressione? Gabriella canticchia, si riveste e se ne va. Sì, è tutta una mia impressione. Qui non succede niente. Proprio niente.